Non so se avete finito, possiamo riprendere. Ecco, Dalle già allora. finito una storia. Come? Dalla chat dicono Sì, sembra di sì. sì. Va bene, aspettiamo un altro minutino che qualcuno magari ha cominciato dopo, però nel frattempo ecco. Ecco, sono immagini, vi suggerisco di recuperare su internet il reportage integrale di Roberto Olla, che è molto bello, dura un po', ma è molto molto bello. Ecco, sono immagini che ci toccano, sono immagini che ci dicono di un'Italia che si muove. Ecco, l'arretratezza dell'economia agricola e il protezionismo a favore del settore industriale generano nel ventennio precedente alla Prima Guerra Mondiale un esodo dall'Italia, con un apice di 700.000 persone, pensate, espatriate nel solo 1913, nella quasi totalità dirette oltreoceano. Ecco. Vi leggo un piccolo pezzetto di un testo di Don Primo Mazzolari, che nel 1914 scrive così: Bauli colossali, involti di dove sogghigna la miseria, un riso stridulo di pianto come una maledizione alla guerra, che rigettava in patria senza pietà, senza sostegno, una turba di lavoratori che nel paese ospitale hanno portato o si erano creati una famiglia, una casa, una discreta tranquillità d'asilo. Ecco, un fenomeno storico, incredibile, che in qualche modo interpella, e ritorno al mio tema, una chiesa di Probabilmente fronte la casella di via Otto ultimamente dà dei problemi. Me lo giri su Gmail, è lo stesso indirizzo, Tiziana, questa. C'è qualcuno che ha il microfono aperto? Ecco, e allora dicevo, ritorno di nuovo al mio tema, dalla storia alla Chiesa Cattolica di fronte a. In questo contesto c'è una Chiesa che comincia a muovere i primi passi di un La supporto. mandi su gmail.com, ti ringrazio e poi eventualmente ti faccio vedere delle modifiche, ma saranno soltanto sul nome, non sul logo. Se magari fate attenzione ai microfoni. Tiziana, hai il microfono acceso? Sta parlando con noi oppure c'è qualche altro No, problema? non credo. Grazie. Ecco, Sì, allora. no, No, scusa l'interruzione. no, ci mancherebbe, giusto per provare. Ecco, allora. Aspettate, devo ricondividere, ma io qua ora non riesco più a trovare. Un po' dove condivido? Boh. Il tasto accanto al microfono. Ah, eccolo, sì. Allora, ricondivido. Stamattina con i supporti informatici non siamo proprio. Vedete? Sì. Sì, vediamo. Quindi questo emigrati italiani in America, Sì, vedete ora? Ecco, di fronte a in America. sì, ora, di fronte a questa situazione, la Chiesa Cattolica mette in campo un impegno che è pastorale. Scusate se uso questo linguaggio in università, però è la storia della Chiesa, e allora proviamo a sintonizzarci. Un impegno pastorale e sociale. Due sono i pionieri della cosiddetta pastorale migratoria, cioè di coloro che si rendono conto che siamo di fronte a un fenomeno epocale in cui, dicevo, addirittura 700-800 mila persone nel solo 1913 espatriano, ma ancora prima questo fenomeno è in atto, e Giovan Battista Scalabrini e Geremia Bonomelli sono due vescovi di cui ora vi parlo,
mettono in campo un'iniziativa. Scalabrini è il fondatore di quelli che vengono chiamati gli scalabriniani o le suore scalabriniane. Forse qualcuno di voi le avrà intercettate in Sicilia, sono state anche in Calabria, a Reggio Calabria, agli sbarchi a Mazara del Vallo. Ecco, Scalabrini fra i primi in Italia prende coscienza che c'è una sfida pastorale rappresentata dall'emigrazione di massa. E comincia a pensare all'istituzionalizzazione di un'assistenza pastorale agli emigranti. Lui stesso, che è vescovo di Piacenza, dice, scrive al cardinal Simeoni, che è il prefetto di propaganda fide, nel 1887, e dice: non sarebbe il caso, eccellentissimo, di pensare a un'associazione di preti italiani che avesse per scopo l'assistenza spirituale degli italiani emigrati nelle Americhe, che ne vegliassero la partenza e l'arrivo e provvedesse a loro avvenire cristiano per quanto è possibile? Da parte mia sarei pronto ad occuparmi e a iniziare in minimissime proporzioni, ma iniziarla davvero. Pochi mesi dopo pubblica un opuscolo, L'emigrazione italiana in America, in cui il progetto diventa l'affidamento a sacerdoti e laici rispetto ai quali i bisogni cui vanno soggetti i nostri migranti, scrive ancora Scalabrini, si possono dividere in due classi: morali e materiali. Ed io vorrei che un'associazione di patronato, attenzione al linguaggio, nel 1887, il patronato, cioè l'idea di proteggere in qualche modo, sorgesse in Italia, la quale fosse ad un tempo religiosa e laica, sicché a quel duplice bisogno pienamente rispondesse. Il campo che si presentasse all'azione, guardata la cosa dal lato religioso, è vasto assai, ma non è meno vasto se la si considera dal lato economico. Cioè Scalabrini nel 1887 dice: noi dobbiamo mandare preti laici che assicurino la promozione dell'Evangelo, come si diceva in quel tempo, ma non possiamo non guardare alle condizioni materiali di questa gente. Compito infatti di detta associazione vorrebbe essere, come già indicai, quello di provvedere agli interessi spirituali e materiali dei più poveri che abbandonano il luogo nativo per attraversare l'oceano. A Scalabrini segue Bononelli, che è vescovo di Cremona, che animato da una fede semplice, ma non per questo estraneo alle questioni più scottanti della sua epoca, si fa interprete del disagio delle popolazioni rurali ed operai della bassa valle del Po e si accoglie prima di altri il pericolo rappresentato dal miraggio delle nuove ideologie che vanno a diffondersi nel proletariato. Evidentemente mosso lontani dalla patria, separati dalla propria terra e dalle proprie famiglie, per Bonomelli è chiaro che gli emigrati non solo rischiano di patire sofferenze emotive e ingiustizie sociali, ma anche la perdita della fede cattolica. Capite che da vescovo lui si muove in questa direzione: abbandonati ad una pastorale che non parla la loro lingua, attenzione, e ad una cultura che non comprende le loro tradizioni. Pensiamo ad oggi. Ecco, nel maggio del 1900 Bonomelli fonda a Cremona l'opera di assistenza agli operai italiani emigrati. È l'inizio delle cosiddette missioni cattoliche. Bonomelli, diciamo che è l'andesignano della Fondazione Migrantes, perché guarda a questo mare di gente che si muove nelle Americhe, in Europa, e pensa a loro in termini non solo di impegno pastorale, ma soprattutto di impegno sociale. Infatti Bonomelli, che non ottiene da subito ovviamente il sostegno della Santa Sede, questa è una cosa tipica negli ambienti ecclesiali, la Santa Sede si muove sempre un poco dopo, fonda il segretariato del popolo. Attenzione a questo passaggio: compito del segretariato da istituirsi dove siano nuclei consistenti di emigrati italiani sono la cura dei rapporti con le autorità consolari, la composizione delle liti fra operai e datori di lavoro, rese più frequenti dalle incomprensioni linguistiche, la ricerca di un impiego per gli emigrati, la gestione delle pratiche per gli infortuni sul lavoro e l'accoglienza negli ospedali, la creazione di casse di risparmio, la vendita di generi alimentari in concorrenza, attenzione a questo passaggio, con quanti detengono monopoli a svantaggio degli emigrati, un'assistenza sociale e sindacale in piena regola che non manca di suscitare perplessità non solo in Italia, immaginate in Vaticano. Ecco, un primo albore del sindacato, no? Del patronato, cioè di quell'attenzione alla vita delle persone che emigrano, che vengono prese in cura e caricate e supportate e accompagnate, protette direi da questa esperienza del segretariato del popolo.
Vi metto in chat per farvi vedere altri due link che vi chiedo di vedere uno dopo l'altro, che sono ancora una piccola testimonianza. Uno in realtà è un trailer, quindi poi vi rimanda, se volete, a vedere il video di pochi minuti. E un altro è sempre un po' di storia degli italiani all'estero. Li metto qua, sono pochi minuti, in totale sono 12 minuti. Aspettate che copio i link, se ci riesco. Vediamo un po'. Questo è il primo e poi vi copio l'altro, così potete vederli in sequenza. Ecco, allora avete 12 minuti, quindi a 18, 12 e 30 possiamo rivederci. Se avete problemi qui, fate come ha fatto la vostra collega, andate sulla lezione 13 marzo 2021 sul canale e sotto la riunione troverete riunione partecipa e poi una serie di commenti. In questi commenti troverete i link. Fatemi sapere se avete risolto. Daniela Rossi, forse ha il microfono acceso, vuole intervenire? No, è che non mi... l'ho lasciato acceso. Ah, sì, è acceso. Ah, lo chiudo subito, no, mi sto vedendo i video. Ah, ok, va bene, scusi l'interruzione. No, di... Buongiorno, mi scusi, dobbiamo uscire da questa pagina? No, dovete vedere i link che ha condiviso il professore Fabiano. Sì, perché no, sono dal telefono, non riesco a vedere. Se è dal telefono credo che debba chiudere la... Sì, chiudere e riattivare, non credo che riesca a farlo in contemporanea. Sì, credo pure io. Deve cliccare sui link, ma automaticamente si avvierà l'applicazione YouTube, vedrà i link e vedrà i video e successivamente poi rientrerà su Teams. Ok, grazie. Prego.
mettiamo qualche altro minutino, vediamo se gli altri hanno completato. Ecco, io sto approfittando della vostra pazienza con questi giochini, con la visione di alcuni video. Uno, perché mi sembrano contributi anche molto belli, che poi aiutano anche a visualizzare, e due, perché evidentemente sabato mattina proviamo in qualche modo a rendere meno pesante la comunicazione con queste piattaforme che ci tengono così distanti. Ecco, se avete completato tutti, c'è qualcuno che ancora deve completare, magari lo segnala, aspettiamo ancora, se no procediamo. Ecco, in questo contesto c'è una chiesa che è in emigrazione, a questo punto c'è un'Italia in emigrazione, una chiesa che, come dire, in qualche modo si struttura. Pensate, nei primi anni del Novecento viene istituito il Pontificio Collegio dell'Emigrazione, cioè, qualcuno mi segnala che ancora non ho finito, allora aspetto un attimo. Possiamo riprendere? Sì, credo di sì, perché molti hanno scritto visto, sì, quindi sì. Credo di sì. Okay, speriamo. Ecco, sì. Dicevo, un'Italia in emigrazione, visto Non far rumore, la Svizzera, insomma, delle storie incredibili che, rapportate all'oggi, ci sembrano così lontane. Però invece ci capita di vederle sotto altra veste. Al termine della nostra giornata di attività e di lavoro vedremo anche le storie, dei volti, degli incontri che ci dicono di una storia che diventa ciclica, che si ripete. Nei primi anni del Novecento, e durante tutto il Novecento, è stata storia degli italiani, ora diventa storia di altri. Ecco, la Chiesa segue questo percorso. Nei primi anni del Novecento viene istituito il Pontificio Collegio dell'Emigrazione, cioè un seminario dove formare dei preti da mandare per accompagnare le comunità italiane all'estero. Ecco, i flussi del dopoguerra si dirigono dapprima oltreoceano ed in seguito verso i paesi europei. Questi ultimi hanno più una carattere di temporaneità, cioè in Europa ci si muoveva con una maggiore temporaneità, un anno, poi tornavi, e invece quelli d'oltreoceano evidentemente più stabili. Nel dopoguerra, e questo è il momento di tanti ricongiungimenti familiari, pensate, avete visto anche il video in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, intere famiglie che raggiungevano chi era già andato prima della guerra, magari per trovare fortuna, tra virgolette, lavoro, possibilità di una vita più dignitosa. Se dal 1951
con l'inizio della ricostruzione la situazione migrazioni interne sembrava volgere al meglio nell'Italia settentrionale, nella penisola però continua invece un fenomeno incredibile, si affianca un'emigrazione interna dal sud dell'Italia e il divario tra sud e nord aumenta sempre di più. La mobilità dal sud verso il nord e dall'est verso l'ovest giunge al suo massimo nel 1963, con 1,7 milioni di trasferimenti di residenza, dei quasi 250.000 definitivi. In 15 anni, a partire dal 1950, sono circa 15 milioni gli italiani che cambiano residenza, un esodo vero e proprio, che dalla campagna del Mezzogiorno sposta questi 15 milioni di abitanti nei fenomeni dell'inurbamento nelle zone industrializzate delle grandi metropoli del nord. Pensate Torino, pensate grandi realtà di questo tipo. L'integrazione economica di quei cittadini nelle terre d'origine erano prive di occupazione sicuramente avviene una dignità, uno sviluppo, ma questo a discapito di un depauperamento demografico di tantissime aree del Mezzogiorno che comincia a essere abbandonato. Ecco, sono gli anni del miracolo italiano, ma anche dell'esplosione dell'emigrazione verso i paesi europei, che tra il 1950 e il 1970 assorbono quasi il 70% dei flussi. Ecco, in questo contesto, quindi pensate la Francia, la Svizzera, il Belgio e soprattutto la Germania, pensate al famoso, non so se ricordate, il famigerato accordo fra Italia e Belgio per il trasferimento di manodopera italiana in cambio di carbone. C'è un bellissimo documentario sempre di Robert Hall sul carbone, trovatelo, è un po' lungo quindi non ve lo propongo stamattina, però molto bello, sulla storia di questa emigrazione che va dove c'è il lavoro, ma con quali diritti, con quali tutele, con quali garanzie. Ecco, in questo contesto il cammino ecclesiale di sostegno alle emigrazioni appunto continua, e nasce Lucei è l'ufficio centrale per l'emigrazione italiana, cioè la Chiesa italiana, a questo punto al di là di Scalabrini, Bonomelli, costituisce un ufficio perché si rende conto che c'è bisogno di un'istituzione, di un servizio per questa realtà. In quegli anni la Gaudium et Spes, che è una delle dei documenti frutto del Concilio Vaticano II, in cui appunto la Chiesa dice cammina insieme con l'umanità tutta, per cui le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ecco, c'è un passaggio importante, significativo, che in quell'evento, il Concilio Vaticano II, per la prima volta, che è un evento universale, rilegge con occhi nuovi anche il fenomeno della mobilità umana. Siena de Lidia è una chiesa che è pellegrina, il linguaggio che usa, è in cammino, è pellegrina, e quindi diventa compagna di tante speranze, attese, gioie, tristezze e angosce degli uomini. E dentro questa storia, c'è un cammino che a questo punto fa passare l'Italia negli anni 70 da un paese di emigrazione a un paese di immigrazione. Nel 69 viene promulgata da Paolo VI la Pastoralis Migratorum Cura, che è un documento che prevede la cura pastorale dei migranti, perché fino allora non era chiara questa cosa, la Chiesa Cattolica non aveva messo a fuoco, c'erano state le intuizioni Scalabrini, Bonomelli, però ecco, Lucei nel 65, ma ancora c'era bisogno di strutturare un percorso un po' più articolato. E poi ancora l'Apostolica Caritatis, in cui Paolo VI istituisce quella che viene definita la Pontificia Commissione per la pastorale dei migranti e degli itineranti. Cioè qui non solo Lucei è un ufficio della Chiesa italiana, invece la Pontificia Commissione è una cosa di tutto il Vaticano, quindi di tutto il mondo. Cioè ci si rende conto che questo tema della mobilità, sto ovviamente accelerando per non tediarvi, è un tema che è universale,
che la mobilità è un tema che interessa non solo gli italiani, ma ci sono in quegli anni comincia, pensate ai fine anni 80, il tema dei rifugiati comincia a entrare prepotentemente. Ecco. E a questo punto ancora poi Giovanni Paolo II, il pontefice in cammino, definito il pontefice in cammino, nel 1978 i suoi viaggi, ma il famoso intervento all'ONU in cui richiamò l'urgenza di una politica per gli uomini e le donne di tutto il mondo. Ecco. Un percorso faticoso, ovviamente lento, come sempre un po' nella Chiesa Cattolica, un percorso che ha avuto qualcuno come Bonomelli, Scalabrini, pionieri che hanno diciamo scavalcato il recinto, sono andati avanti e poi faticosamente è seguito un percorso di strutturazione. Vado avanti. A un certo punto c'è un passaggio che è quello relativo a questo passaggio da una sorta di esaurimento dell'emigrazione di massa, invece si aggiunge un'immigrazione straniera sempre più consistente. Agli inizi degli anni 70 si notavano già i primi lavoratori nordafricani, del tutto clandestini, impiegati nei settori più umili, senza nessuna garanzia di lavoro né copertura assicurativa. C'era indifferenza dell'istituzione e dell'opinione pubblica in relazione a questa situazione e in maniera pretestuosa si metteva in relazione i problemi che riguardavano il nostro paese con questa presenza, si diceva ruba nel lavoro. Ecco. Ma pensate, i lavoratori stranieri a Roma, a Milano, in altre città d'Italia si trovano le colf, le filippine, le capoverdiane, le eritree, le somale, oltre che numerosi addetti al settore alberghiero e della ristorazione, commercio ambulante, lavori di facchinaggio, all'edilizia. Gli studenti stranieri si incontrano a Perugia, a Roma, a Bologna, in altre città universitarie, i pescatori tunisini in Sicilia, i marittimi ghanesi a Genova, i lavoratori della floricoltura in terra Liguria, i minatori polacchi in Piemonte e in Sardegna, gli operai egiziani presso le industrie metallurgiche dell'Emilia e gli jugoslavi in Veneto e lungo la costa adriatica. Significativo come molte delle mansioni svolte dagli immigrati stranieri risultino, attenzione, le medesime assunte degli immigrati italiani di inizio Novecento, così come l'esistenza di forte ragione economica alla base dell'immigrazione e la comune adesione a certe forme di lavoro dequalificato, stagionale o frontaliero sommerso. Ecco, quindi disoccupazione italiana e il lavoro degli immigrati sono entità che si muovono su due linee parallele e non intersecanti. Pensate, spesso sentiamo il ritornello di no, rubano il lavoro, già allora si diceva, ma sono i lavori che non fanno gli italiani. Ecco. Oltre che era già l'esperienza vissuta dagli italiani all'estero. Ecco, gli anni 80 sono gli anni in cui c'è un'emigrazione italiana che riprende, c'è un'inquietudine delle emigrazioni italiane. Ecco. Diminuiscono un'inquietudine è un cambiamento, diminuiscono i flussi intercontinentali e invece aumentano le mete europee, che significa un'emigrazione più limitata nel tempo, anche di andata e ritorno brevi, di periodi, di stagionalità, ecco, un'emigrazione diversa. In questo momento nasce la Fondazione Migrantes nel 1986, tra inizi anni 80, che appunto guarda a questo nuovo mondo migratorio, raccogliendo l'eredità dell'UCEI, che era un'unione, ufficio centrale per l'immigrazione italiana, ma aprendosi a quella che viene definita nei primi anni 90 la svolta migratoria. Cioè il tema delle migrazioni è un tema che riguarda diciamo gli immigrati stranieri, i migranti interni italiani, ancora tutto il rapporto tra sud e nord, i rifugiati, i profughi, gli apolidi, i richiedenti asilo, gli immigrati italiani, la gente dello spettacolo viaggiante, i rom, sinte, i nomadi. Ecco, questi sono gli ambiti di impegno della Fondazione Migrantes, che viene diciamo a questo punto a diventare l'organo che per conto della Conferenza Episcopale Italiana e della Chiesa Cattolica in Italia guarda al tema dell'immigrazione. E poi l'ultimo passaggio diciamo con Papa Francesco. Ecco, Papa Francesco
Ci siete? Vi siete addormentati? Sì, sì. Ci siete? Ci siete? Ci siamo. Papa Francesco è il Papa che evidentemente viene accusato di più di parlare delle migrazioni. Ecco. È il Papa che sin dall'Evangelii Gaudium, che è il primo documento che promulga, parla delle migrazioni e dice: i migranti mi pongono una particolare sfida perché sono pastore di una chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Cioè Papa Francesco dice qui il tema è non accogliere qualcuno, ma sentirsi un'unica chiesa, un grande mondo, un'unica realtà. Perciò esorto i paesi a una generosa apertura che invece di temere la distruzione dell'identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Aggiunge Papa Francesco con l'Evangelii Gaudium al 210, come sono belle le città che superano la sfida malsana e integrano i differenti e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Come sono belle le città che anche nel loro disegno architettonico sono piene di spazi che collegano, mettono in relazioni, favoriscono il riconoscimento dell'altro. E tutto il famoso discorso di Papa Francesco dei ponti e non dei muri. Il famoso, ricordate il famoso viaggio a Lampedusa, uno dei primi atti, lui è stato, sono 8 anni oggi, quando Francesco è stato, diventato Papa, e dopo qualche mese va a Lampedusa a visitare quello che era il presidio degli arrivi dei migranti. Ecco. E allora ancora Papa Francesco nella Laudato Si, enciclica sulla quella definita diciamo sull'ambiente, al 25, dice: è tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita, abbandonata, senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazione di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili, su cui si fonda ogni società civile. Cioè, proprio Francesco dice, il tema ambientale è un tema legato alle migrazioni, perché la cura della casa comune, come la chiamano, è fondamentale per anche gestire, tra virgolette, i fenomeni migratori. Se noi maltrattiamo il pianeta si ribella e quindi le persone vengono di fatto espulse da alcuni contesti e si muovono per necessità, per bisogno, per scappare alle dinamiche ambientali. E ancora Papa Francesco nella Gaudete et Exultate dice: spesso si sente dire che di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale sarebbe un tema marginale, per esempio la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi seri, tra virgolette, della bioetica. Che dica cose simili, un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano, dice Papa Francesco, a cui si addice solo l'atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo lui stesso in ogni forestiero. Qui riprende quel Vangelo che ho letto stamattina all'inizio. San Benedetto lo aveva accettato senza riserve e anche se ciò avrebbe potuto complicare la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse come Cristo, esprimendolo perfino con gesti di adorazione e che i poveri pellegrini li si trattasse con la massima cura e sollecitudine. E poi l'ultimo passaggio dell'ultima enciclica di Papa Francesco, la Fratelli Tutti, che mi pare veramente possa in qualche modo completare questo excursus storico. Ecco, da soli si rischia di avere dei miraggi, dice Papa Francesco, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica umanità, come i viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Le migrazioni, si legge nell'enciclica, costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo. Ecco, io penso che in questo tempo della pandemia in particolare è evidente che questa è una situazione. Voi pensate fra un po' che succederà? Pare che le previsioni sono che il vaccino nei paesi del cosiddetto terzo mondo arriverà nel 2023. Questo succederà che se noi saremo vaccinati nel 2021, in Calabria diciamo siamo più vicini alla data del 2023 dal mio punto di vista, succederà che ci sarà una resistenza alle migrazioni,
ci saranno di nuovo muri, ci saranno resistenze, ci sarà una difficoltà all'accoglienza. Ecco, una comunità umana, un intero mondo che non si organizza, dice Papa Francesco, perde il senso della responsabilità fraterna su cui si basa ogni società civile. Papa Francesco dice ancora: nessuno può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato, e tantomeno a causa dei privilegi che altri possiedono per essere nati in luoghi con maggiori opportunità. La fortuna, tra virgolette, di essere nati in Occidente non può metterci nelle condizioni di chi pensa che è andata così e quindi gli altri non sono un problema mio. Ecco. Allora ho terminato, diciamo, questo pezzo di comunicazione un po' più storica. Ora vediamo se riesco a interrompere. No. Ecco, ho interrotto la condivisione? Sì, sì, è interrotto. Ecco, ora, prima di una pausa, che già abbiamo qualche minuto un po' per un po' di riscontri rispetto a questo percorso storico. Questa è la parte, credo, più barbosa della giornata che mi sono fatto all'inizio, così provo a non farvi addormentare durante il resto della mattinata e nel primo pomeriggio. Se ci sono dei riscontri, qualche riflessione personale rispetto a quell'immigrazione che avete visto, a questa storia, ecco, un po'. Ma se posso, io mi chiamo Nicola Modasperi, l'ho ascoltata con molta attenzione e sinceramente non pensavo esistesse addirittura una pastorale, nel senso che almeno nell'idea forse sbagliata che avevo io anche della Chiesa Cattolica, io pensavo che il principio dell'accoglienza fosse un principio connaturato, cioè anche rispetto all'attenzione del fenomeno immigratorio, io non pensavo che ci fosse anche con Papa Francesco cioè una direzione della Chiesa Cattolica verso questo fenomeno che precedentemente non era stato molto considerato. Sinceramente questa cosa mi ha un po' colpito, perché pensavo che fosse l'attenzione del fenomeno dell'immigrato come accoglienza del fratello fosse una cosa implicitamente presente nella Chiesa Cattolica in quanto essenziale, indispensabile, cioè elemento performante della Chiesa Cattolica. Bene, altri, magari ci sono altre suggestioni, poi vediamo di... Soprattutto su quell'aspetto se qualcuno ha da raccontare qualche esperienza, diciamo, anche personale rispetto a qualche familiare che ha vissuto un'esperienza di emigrazione. Poi sul primo volto che è l'emigrazione italiana, ritorniamo in maniera però più nell'attualità, ecco, non tanto sull'elemento storico. Ciao Pino, allora... sono Maurizio Chiaravallo, Società Solidale. Chi è? Maurizio Chiaravallo, Società Solidale. Ciao. E, niente, io rivedendo i video mi viene in mente come la mancanza di memoria storica poi impedisce alle nuove generazioni o alla nostra società di comprendere i fenomeni. E qua io non so quanta colpa ha la società, le persone, la scuola, le agenzie educative in questo. Perché si dice spesso che la storia si ripete. Questo fenomeno è proprio un modo per sottolineare che la storia si ripete. Però se conosci, affronti in un certo modo, se non conosci affronti in un altro, e come viene affrontato il fenomeno in questo momento è secondo me evidente che la storia non si conosce perché il fenomeno migratorio in questo momento che noi subiamo
come diceva ieri il professore, è evidente che dipende da fattori economici che noi non vogliamo vedere, ci fa comodo non vedere. E qua, secondo me, subentra anche una carenza di informazione o di, come dire, di una maggiore incisività dell'informazione. Perché i dati sono incontrovertibili, si possono interpretare, si possono fare, però sono incontrovertibili. E dunque non ci possiamo lamentare di condizioni di cui siamo noi, paesi cosiddetti emancipati, responsabili. Sì, grazie. Altri? Allora, io sono Marcella di Exi. E a me ha colpito dei video che ho visto, il racconto di una signora che diceva che se dovessi in un certo senso qualificarmi, direi che sono una sopravvissuta, è anche italiana, no? E in un certo senso mi ritrovo, perché io sono partita dal mio di paese, che è l'Albania, all'età di 19 anni, e sono venuta a studiare qua in Italia, no? Adesso sono passati 17 anni ed è difficile dire chi sei, no? Se sei albanese, se sei italiana, non sei né un'italiana normale né un albanese normale, dico io, no? E mi ha colpito questo. E poi, non lo so, vorrei segnalare anche ai altri miei colleghi il libro di Gian Antonio Stella, Quando gli albanesi eravamo noi, che racconta tutto quello che abbiamo visto in questi video, no? Sì. Questo, grazie. Grazie, Marcello. Altri? Sono Anna Marsico. Ciao Anna. Ciao. Allora, no, a me ha colpito in un video c'era un signore che parlava, che era rimasto 18 mesi per una tubercolosi ed era riuscito comunque a vivere quel momento negativo, positivo, nel senso che ha dedicato il suo tempo e poi è riuscita ad inserirsi nella Ford, mi pare. E mi chiedevo, i nostri ragazzi, quelli che arrivano in Calabria, sappiamo la Calabria quella che è, cioè noi emigriamo, e mi veniva in mente come esperienza, insomma, quella di aver creare questa rete, no? Anche con te, Pino, nel senso dare delle possibilità ai ragazzi che arrivano a livello lavorativo, a livello, cioè restare in questa terra, perché cioè da tutto il corso che abbiamo fatto è emerso proprio come molte persone tendono ad andare via, cioè una terra di passaggio. Lo dicono anche. Sì, mi ha colpito questo, mi ha colpito anche il fatto che comunque chi va via dalla nostra terra e si riesce a trovare delle chance, no? Oppure quella ragazza che non ricordo se era una ragazza o un ragazzo che non chiedevano informazioni in merito alla sua famiglia, a chi appartieni, come fanno qui da noi. E quindi mi chiedevo, in questa terra nostra, come potrebbe vivere realmente un immigrato? Cioè, io adoro quando parla Marcella, perché proprio mi incuriosisce, no? Se per noi calabresi è difficile, io non so che difficoltà possono incontrare concretamente qui nella nostra terra. Cioè, io immagino sia questo, insomma, l'unica osservazione. Bene, grazie Anna. Ci sono altre suggestioni? Altrimenti c'è qualcuno che... No, bene, allora facciamo così. Questo discorso di Anna e di Marcella lo riprendiamo poi nel pomeriggio, perché nel pomeriggio
ci sono due pezzi di lavoro in cui secondo me le cose che hanno detto sono da valorizzare e da confrontarsi. Sul tema dell'inserimento al lavoro, qui c'è Sara che fa parte della rete Fare Sistema Oltre l'Accoglienza, che su queste cose lavora, lavorano come migranti, lavorano altri, però bisogna, ecco, poi questo tema lo riprendiamo pomeriggio, Anna. E anche questo discorso di Marcella, poi tra l'altro racconterò anche una piccola esperienza personale. E volevo riprendere e poi facciamo una pausa. Va bene l'idea che facciamo già una pausa di un quarto d'ora magari e poi riprendiamo? Sì, sì. Va bene. Ecco, come allora, preferisce lei? No, facciamo così. Allora, due cose sui primi due interventi. Allora, uno sul tema del Vangelo. Il Vangelo è, in realtà però è insito, sì, ho letto il Vangelo di Matteo, che è fondante per la Chiesa Cattolica, poi la Chiesa è fatta di uomini che sono fedeli o non fedeli al Vangelo. E c'è bisogno di ricordarsi che bisogna essere fedeli al Vangelo, per cui anche gli organismi e la pastorea migratoria è stato necessario che qualcuno diciamo ricordasse a queste fedeltà. C'è da dire anche che ci sono anche fenomeni storici. La Chiesa delle origini nasce in Galilea, in un certo contesto storico, in una situazione in cui il tema delle migrazioni era diverso. Quindi chiaramente cambia la storia, il Concilio Vaticano II da questo punto di vista è stato un passaggio fondamentale, cambia la storia e cambia anche il modo di vivere il Vangelo, quindi anche di fare pastorale migratoria, perché la pastorale migratoria dei primi del Novecento, di mio nonno che è andato con la valigia di cartone in Argentina, e non è la pastorale migratoria dei ragazzi di oggi che vanno con il trolley, con l'aereo a Londra. Sono fenomeni diversi rispetto ai quali è giusto anche misurarsi. E invece quello diceva Maurizio, il tema della storia, ecco, della conoscenza, questo secondo me è il vero tema, ecco perché io stamattina sono partito da questo e dopo la pausa riprendo il tema dell'immigrazione. L'ignoranza, io sul termine giusto, qui stiamo parlando non di non conoscenza che è un po' più light, parliamo di ignoranza sulla nostra storia, su chi siamo stati, su che cosa ancora succede, perché poi vedrete dopo i dati che vi do anche rispetto all'immigrazione. Ci mettono in questa condizione, per cui noi vediamo gli altri come un pericolo senza renderci conto che quel volto del ragazzo senegalese di 20 anni, che oggi si chiama Damasa già o in un altro modo, è il volto di mio nonno che era alto 1,50 m e andava in Argentina con la valigia di cartone e che ha subito tutte le angherie di questo mondo. Ecco, cioè la difficoltà della conoscenza storica e dell'approfondimento oggi è un tema notevole. Su questo credo che tutte le agenzie formative, l'università, la scuola, le parrocchie, le associazioni sono in grave ritardo. Parliamoci chiaro, al di là di qualche volta la famosa giornata della memoria del 27 gennaio, ci mancherebbe che va fatta, va continuata a fare, però sul tema storico di una storia che è più attuale, più vicina a noi, spesso anche i percorsi formativi sono poco attrezzati, ecco. Parliamo tanto dei romani, cioè c'è un tema da mettere a fuoco, ecco. Allora io farei così, se vi sta bene sono le 11:04, non so, voi di sotto, Valentina, quando fate di pausa? Un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora? Io direi un quarto d'ora. È a discrezione del docente in realtà, quindi... Vi va bene un quarto d'ora? Cioè, tempo sufficiente per tutte le esigenze idrauliche di vario genere? Ok. Allora facciamo così, alle 11:20 riprendiamo, vi dico, con il percorso sui tre volti dell'immigrazione. Il primo volto è l'emigrazione italiana. Va bene? Buona pausa e ci vediamo fra un quarto d'ora. A dopo.